Buongiorno a tutti. Il lupo è un animale meraviglioso, non solo dal punto di vista zoologico, come avranno modo di parlare altri, ma dal punto di vista culturale. La sua storia ci accompagna, dalla preistoria e prima ancora, ed è piena di straordinarie cose da scoprire. Io ho dovuto fare una scelta, ma ve ne presento alcune di queste. Cominciamo senz'altro la nostra riflessione. È evidente che questa non può che partire dai dati biologici del lupo. Quello che a me interessa di questo, perché non sono uno specialista in questo settore, è che l'uomo e il lupo appartengono tutti al regno animale, ai cordati, ai vertebrati, ai mammiferi. Da qui in poi prendiamo due strade diverse. È un nostro parente prossimo e quindi va trattato come un parente, insomma. Il lupo è un animale straordinario, ci assomiglia moltissimo, perché benché l'uomo non sia tecnicamente un carnivoro predatore, comunque si comporta come tale dal punto di vista sia culturale sia nell'interpretazione dell'ambiente che lo circonda. E quindi la storia del lupo e la nostra si intrecciano in molti modi. Io ne ho scelti alcuni perché inevitabilmente il tempo che abbiamo a disposizione ci impone un ragionamento. Dell'informazione, pochi giorni fa ho letto un titolo: lupo aggredisce e sbrana un cervo, punto esclamativo. Ma cosa dovrebbe fare un lupo? Sarebbe come fare un titolo di questo genere: la signora Cesira è andata a prendersi un caffè al bar. Non è una notizia, il lupo fa il predatore, fa il sommelier. Quindi, per dire come la nostra visione è molto influenzata da tutta questa storia trascorsa che il lupo si porta dietro. Il lupo è un animale sociale. Pensate che ha tre modi di comunicazione: uno verbale, diciamo così, no? Ma non è un unico modo, ha diversi modi per comunicare: ulula, abbaia, ringhia, guaisce, uggiola. Poi assume delle posizioni, ha il linguaggio del corpo come l'uomo, anche noi abbiamo posizioni, modi di porci, il lupo lo stesso. Inoltre, anche noi usiamo questo, ma più di noi usa anche l'odore in tanti modi per segnalare il suo stato d'animo, il suo modo, insomma, di porsi nei confronti degli altri. E il linguaggio che il lupo utilizza ci fa capire che è una specie intelligente, cioè capace di adattarsi agli ambienti e di trarre insegnamento da quello che l'ambiente gli suggerisce. Allora, cominciamo senz'altro, senza preamboli. La questione che si pone qui oggi in relazione al lupo, ma che vale per tutto il resto della fauna selvatica che interagisce e va a confliggere con interessi umani, è che è un conflitto tra due parti che hanno tutte e due una parte di ragione. E questo è il caso peggiore, perché avendo tutti e due una parte di ragione, uno pensa la sua e inevitabilmente il conflitto si prolunga e diventa di difficile soluzione. Da un lato ci sono le popolazioni urbane, che hanno perso qualsiasi contatto con la realtà naturale, che hanno una visione della natura mitica, mitizzata, immaginata, non concretamente sperimentata giorno per giorno. Dall'altro invece ci sono i pochi che ancora resistono all'interno dell'attività della pastorizia, dell'allevamento e dell'agricoltura, in special modo in montagna. Costoro devono tutti i giorni fare i conti con la realtà concreta, pur avendo magari entrambi rispetto per l'ambiente in cui operano, però hanno visioni completamente differenti. Io mi sforzerò di mettere in evidenza questo aspetto qui, perché è quello che interessa l'aspetto del mio mestiere, insomma. E lo scontro quindi diventa come apparenza tra chi vuole salvare l'ambiente, no? Le popolazioni urbane sono molto affezionate all'ambiente dal punto di vista teorico, no? Mangiano bio, diventano vegani e tutte queste robe qua. E dall'altro invece è chi non intende allevare animali, perché non vuole fare il fornitore del ristorante del lupo, perché nel momento in cui tu allevi animali ci metti dentro fatica, lavoro, passione e anche ti affezioni con queste bestie, perché ci sono due modi di allevare gli animali: fare 6 milioni di polli in un capannone e sterminarne 200.000 al giorno per metterli sulle nostre tavole, ma lì allora nessuno discute di questa questione qua, oppure allevare gli animali considerandoli gli esseri viventi come meritano e dando loro l'opportunità di vivere in ambienti e di vivere una loro vita, insomma, secondo i propri ritmi, cosa che gli allevatori di montagna e i pastori cercano in qualche modo di fare, benché l'addomesticamento di queste bestie è comunque un problema del nostro servizio. Va bene. La verità è che in questo scontro qui noi perdiamo di vista un aspetto che è essenziale, secondo me.
La visione di chi pensa che i territori montani siano territori naturali e selvaggi è completamente sballata. Perché questi territori sono quello che sono grazie a secoli di lavoro che hanno cambiato completamente la natura originaria di questi posti. Non ci sarebbero né prati, né pascoli, né boschi così come noi li conosciamo se non ci fosse stata l'opera dell'uomo. Basta guardare i toponimi che ci sono in giro. Io poi ne ho scritti alcuni, non ve li ripeto per non perdere tempo, ma chiunque gira il territorio sa che ogni posto che ha un nome significa che quel posto lì ha avuto una funzione per gli uomini che lì ci hanno vissuto e che da quel posto hanno tratto quello che gli serviva per vivere. Questa storia qui è una storia di erba e di pecore. Immaginatevi un mare d'erba. Il foraggio era il petrolio fino all'inizio dell'Ottocento, cioè il motore di tutta la produzione agricola. Se non avevi foraggio eri morto. E il foraggio significa fare la coltivazione dei prati dal punto di vista agricoli, fare il pascolo e coltivare il bosco per ricavare la maggior parte di pascolo dentro i boschi. Se non capiamo questo, e cioè se pensiamo a una natura incontaminata e selvaggia in relazione ai Dolomiti, siamo completamente fuori strada. Non comprendiamo la profondità dell'opera dell'uomo. E guardate che questo ha influenzato moltissimo anche la fauna. Perché non avremo questa fauna qui se la realtà di questo territorio fosse quella naturale, originaria, ne avremo tutt'altra fauna. E probabilmente lo spazio per la presenza dell'uomo in questi luoghi ovviamente sarebbe molto meno di quello che c'è adesso. Questo è evidente. Può farci piacere o farci dispiacere, ma qui ci sono delle persone che continuano a vivere e che hanno il diritto di vivere in questo territorio grazie al sacrificio che è stato fatto precedentemente. Ok. Tra l'altro la città, oltre a desiderare la vita bio, dall'altro vive una vita completamente artificiale che gli fa perdere di vista comunque che dentro la natura ci sono dei limiti insuperabili, in particolare in montagna. In città questi limiti non si avvertono perché sembra che sia possibile fare tutto. Invece in natura, soprattutto in montagna, non è possibile fare tutto. Si possono fare alcune cose ed altre non si possono fare perché sono ostacoli insuperabili. E questo senso del limite che permane dentro chi nella montagna vive è stato perduto e questo è uno dei fattori che scatena il conflitto. Perché chi pensa di poter tenere sotto controllo tutto, in realtà poi produce dei danni. Perché invece bisogna saperci adattare alle condizioni che il territorio ti impone e trarre il meglio per noi e per le altre specie. Ok? Quindi questo aspetto qui è molto importante. La montagna, tra l'altro, anche se trasformata, rimane un luogo pericoloso. Rimane un luogo in cui è difficile stare perché è instabile, è obliqua e verticale. E le pietre notoriamente non vai su, vindo. Quindi anche questa idea qui della montagna bucolica, no? Dove non ci siano rischi, poi si adatta anche alla fauna. Pensare che il lupo sia quello che si immagina dal punto di vista, diciamo così, dell'informazione è una scemenza. Non è che se tu vedi un lupo o un orso vai lì e gli dai il cestino e la merenda, capite? Perché questi qua sono animali che si comportano da animali e loro fanno il loro mestiere. Siamo noi che dovremmo essere abbastanza intelligenti da capire che l'approccio nei confronti di queste bestie deve essere di un certo tipo piuttosto che di un certo altro. Va bene. Ok. Andiamo avanti. Allora, una delle prime questioni, uno dei poli, è quello della nostra aumentata capacità di influenzare l'ambiente. Anche qui c'è un paradosso e una cosa falsa. Noi non possiamo pensare di essere una specie animale come le altre, o meglio, lo siamo. Però la nostra potenza di intervenire sull'ambiente è moltiplicata dalla scienza e dalla tecnica, che ci ha messo nelle condizioni di fare dei danni inimmaginabili solo due secoli fa. Oggi l'uomo interviene sull'ambiente e fa dei danni micidiali. Se non mette sotto controllo questa sua capacità, crea le premesse per la sua estinzione. Quindi abbiamo una responsabilità maggiore di quella degli altri animali, che di questo non sono consapevoli e non hanno la capacità razionale di agire. E dobbiamo anche smetterla di sopravvalutarci da questo punto di vista e prendere atto che certe volte dobbiamo accettare il limite e non sempre superarlo. Qui due dati, il riscaldamento globale e l'aumento dell'anidride carbonica. Solo uno ne ha preso di dato per dirvi che questo problema è un problema vero, non è una sciocchezza che si inventano gli ecologisti, è un problema concreto. Dopo sulla soluzione si discute, ma è un problema vero. Noi puntiamo su una falsa sicurezza. Pensiamo che siccome l'individuo ha l'istinto di sopravvivenza, questo sia esteso alla specie. Ma non è vero, non è affatto vero. Non è detto che si debba puntare alla sopravvivenza della specie. Uno punta alla sua sopravvivenza, magari a spesa di quelli degli altri. Basta guardarsi intorno. È così che funziona la questione. Pertanto,
basta guardare i conflitti che ci sono per capire questa roba qua, insomma. Pertanto questa idea qui di affidarci alla scienza e alla tecnica e alla tecnologia per risolvere un problema che è di tipo sociale ed etico è un errore clamoroso, perché bisogna trovare la capacità di capire che la nostra attività produttiva è sempre in contemporanea anche distruttiva. Se vuoi fare un albero di un tronco devi tagliare l'albero, non è che puoi fare, tenere l'albero in vita e fare un albero di quel, si fa un tavolo di quell'albero, eh? E quindi se noi non capiamo che dobbiamo comprendere che il limite è un elemento che noi dobbiamo introiettare, comprendere e accettare, noi andiamo a sbattere. Naturalmente questa proiezione sugli ambienti produce questi effetti qui, che l'orso diventa un pandolo che va in giro per i boschi e il lupo diventa l'amico dell'agnello, ma siccome il lupo non è scemo, quando trova un agnello, se riesce a prenderselo, se lo mangia, perché questa è la sua natura. Naturalmente se ha fame, perché se è a posto lo lascia stare, non è che mangi in ogni caso, mangia quando ha fame, non è come gli uomini che mangia anche quando non ha fame perché si fa il brunch, l'aperitivo e lo spritz, ma lui va la mangiata a posto, tranquillo. Bene, dall'altro lato naturalmente ci sono i bisogni, gli interessi dei pastori, degli allevatori di montagna e degli agricoltori di montagna. Io lo dico chiaramente, sta roba qui. Queste categorie di persone non sono rappresentate, non hanno qualcuno che rappresenta i loro interessi in modo adeguato. Vengono continuamente risospinti ai margini. È come se i loro interessi fossero del tutto ininfluenti. Ma non è così, perché le opere di manutenzione che le greggi, le mandrie e l'agricoltura di montagna continuano a fare giorno per giorno sono indispensabili per mantenere non solo l'ambiente così com'è, ma la diversità biologica dentro questo ambiente. Perché se noi lasciamo avanzare il bosco, mandiamo avanti l'incolto, avremo meno ungulati, magari non ci saranno tanti meno lupi, ma ci troveranno le zecche in casa. Quindi vedete voi insomma cos'è preferibile. Il lupo è opportunista, se cambia l'ambiente, e arriva qui per questo motivo. Arriva qui perché l'ambiente è cambiato. Allora approfitto per leggervi qualcosa di San Francesco, che a voi non interessa, ma a me sì, perché in questo libricino qui che parla dei violetti c'è una frase che secondo me condensa il senso della questione. Viene presa da una serie di favole raccolte da un editore tedesco, non ce ne frega niente, che dice: pratica la storia dell'incontro di un lupo e una volpe. Il lupo fa la figura del guerriero e la volpe del mercante. E la volpe dice al lupo: se tu non ci fossi, non potrebbe esistere nemmeno la pace che deriva dall'allontanamento del timore di te. Gli uomini però non sanno ricercare la pace e lasciano incustoditi i campi, mentre essi se ne stanno al sicuro in città. Che male c'è dunque a scorazzare liberamente se tutto è indifeso? E anche quando tu, lupo, te ne vai per i campi senza nessuna intenzione bellicosa, gli uomini sono pronti a lanciarti dietro i cani, a insultarti, ad armarsi contro di te. 1312. Non le cambia niente. Uguale. Quindi la questione è questa: se noi dobbiamo essere consapevoli che se noi abbandoniamo il territorio, ok, arriva il lupo. Se noi non ci siamo, le altre specie arrivano. Se voi mettete al confronto la crescita degli ovini in provincia di Belluno più 312% e il calo dei residenti meno 22%, il gioco è fatto. Dove vanno via gli uomini, arriva qualche altra specie, perché la natura funziona in questo modo. Ok, perfetto, scusami. Bene, allora i termini della questione li ho assunti con queste due posizioni. Da una parte c'è un'associazione di malgari, di pastori, che è piemontese, e dice: è impossibile una convivenza pacifica e duratura con i lupi e gli animali domestici, trascuro il resto. Dall'altra parte siamo felici che la convivenza con i lupi sia possibile. Oh signori, queste due robe qua insieme non le possiamo mica tenere, eh? Oh. Non è che o solo l'una o solo l'altra. È chiaro che qui serve uno sforzo di riflessione intorno a questa questione. Per riflettere intorno a questa questione non c'è niente di meglio che raccontare alcune belle storie sul lupo che ci illuminano sul presente, così come quella che vi ho detto prima. Breve storia sui lupi. Una delle prime cose che voglio sottolineare è che nel 2500 a.C. più o meno vi sono le popolazioni del nord Europa che scrivono un testo, che si tramandano a voce un testo che viene riportato, e questo testo qui parla di un albero della vita. Quello che a me interessa è che dentro questa storia qui questi signori raccontano di una battaglia degli alberi e descrivono con precisione 50 specie arboree
Il che vuol dire che le popolazioni che noi riteniamo degli ottentotti del passato conoscevano la natura in cui vivevano molto meglio di quelli che si fanno la facoltà di botanica oggi. Ok, sto scherzando, no, abbiamo ottimi botanici che sanno molto più di loro, ma non importa. L'idea che noi abbiamo del passato è straordinaria. Dentro queste storie qui della mitologia norrena c'è un gruppo che si chiama Fenrir, che è un gruppo mitico naturalmente, che altri giganti catturano, vedete che è legato, no? È legato e vedete che viene catturato e gli mettono una spada in bocca e lui viene tenuto prigioniero e dalla sua bocca esce una bava che forma uno dei fiumi d'Irlanda. Ok? Questo lupo qui è straordinario perché la base, insomma, del mondo dei norreni parla, mette alla base una divinità che è il lupo, 2500 anni fa. Questo lupo qui è un lupo strano perché rincorre un altro soggetto che è la dea del sole, la rincorre cercando di morderla e di catturarla, prima o poi ci riesce, in quel momento lì finirà il mondo. La cosa interessante è che anche la divinità della luna è inseguita da un lupo, è per quello che gira intorno alla terra, perché uno si spiega, ma perché gira tutta la notte intorno alla terra? Perché è un lupo che la rincorre nelle calcane, cosa fareste voi? Correreste anche voi. E questo mito qui, la cosa straordinaria, è che arriva dentro la cultura occidentale attraverso le invasioni barbariche, ma la cosa straordinaria è che questo mito qui lo ritroviamo più o meno tale quale dentro la mitologia greca, dove abbiamo Apollo e Artemide. Artemide tra l'altro è la diana romana, la dea della caccia, è la dea della protezione della fauna, ha un mucchio di nomi, ha un mucchio di funzioni questa divinità qua, e guarda caso Apollo anche lui guida il carro del sole, è Febo che guida il carro del sole, non è inseguito da un lupo, però la mitologia è identica, ok? E tra l'altro Apollo che sostituisce un altro dio che era Carnos, che è l'ariete, è strano perché Apollo è anche il protettore dei lupi e contemporaneamente è anche il protettore delle greggi. Come fa a proteggere sia il lupo che le greggi è un insegnamento mitico che forse dovremmo imparare anche noi. Dalla storia antica, ma fino praticamente all'inizio dell'Ottocento, è una storia di pecore. Dovete immaginarvi milioni di pecore che popolano il nostro pianeta qui, che popolano l'Italia, l'Europa, pieno di bestie, perché su questo si è basata la sopravvivenza degli uomini, non solo in montagna, anche in pianura. E badate che ce n'erano di più di oggi, vedremo dopo qualche numero, se faccio in tempo, altrimenti lo dirà qualcun altro, insomma. Poi, nella cultura romana, il lupo viene molto spesso associato alla figura di un guerriero, o del fuorilegge, del bandito, del mascalzone, del figlio di un cane. No, non si può dire nel caso del lupo, perché sono due situazioni diverse. Ma i mercenari che Romolo utilizza per contrastare gli italici prima della fondazione di Roma sono dei soldati che celebrano dei riti, si chiamano questi riti Lupercalia e loro Luperci. Questa roba qui è stranissima perché al di là della derivazione del loro nome, che non ci interessa adesso fare la filologia, questa roba qui la ritroviamo nel nostro carnevale, perché i Luperci venivano festeggiati così, dei ragazzi giovani i nudi passavano per Roma con una striscia di cuoio di pelle d'animale e colpivano delle ragazze sulle mani. Le ragazze che venivano colpite sulle mani erano sicure di essere fertili. Quindi questa relazione con il mito, diciamo così, del lupo ha a che fare con la fertilità, come tutte le relazioni con gli animali. Ora vi è una questione che qua non posso approfondire perché insomma è una bellissima storia in cui viene un responso di un oracolo che dice a degli agricoltori che hanno dei problemi con i lupi perché li hanno inseguiti per cacciarli fuori dai propri fondi e li costringe a vivere come lupi e gli dice dovete vivere di rapina d'ora in poi. Quindi il lupo diventa simbolo del rapinatore, del bandito, dello sciagurato che ti aspetta dietro l'angolo per colpirti e svuotarti la borsa e diventa in questo modo anche un animale totem. Cos'è un totem? Un totem è un soggetto che può essere una persona oppure un oggetto che ha funzioni magiche, che ha funzioni divinatorie, che ti protegge. Badate, non pensate che gli amuleti siano solo del passato, ne abbiamo anche oggi, moltissimi sono presenti nella nostra realtà quotidiana, si chiamano oggi angelo custode, santo patrono, oppure delle mascotte. Le funzioni di queste sono protettive e da loro derivano anche degli oggetti protettivi, che sono gli amuleti, gli italiani lo sanno bene, il corno rosso napoletano è tipico, ma moltissimi amuleti di questo genere qui. Noi siamo fragili. Siamo una specie, come tutte le altre su questo pianeta, che sono un'eccezione, siamo esposti agli eventi naturali.
Noi moderni pensiamo di essere protetti e di essere al di sopra di questo, salvo poi quando una catastrofe ci colpisce e scoprire che è vero il contrario. Per esempio, chi avrebbe mai immaginato che i nostri boschi venissero destinati in una notte, in due ore e mezza, in quella maniera che è avvenuto? Noi non ci pensavamo nemmeno, erano eterni questi boschi, duravano per sempre, col cavolo. E quindi abbiamo timore, e il timore evidentemente ha a che fare moltissimo con i totem e con gli amuleti. Bene, un'altra piccola citazione. Nell'Eneide Virgilio scrive che ci sono delle diverse tribù presenti nella zona in cui Enea sbarca. Una di queste sono gli equicoli, e scrive: sono gli equicoli che hanno zolla durissima, cioè la terra che lavorano è durissima, il che vuol dire che i loro inani sono voi a lavorarla tra loro. E sempre ogni giorno amano radunare nuove prede e vivere di furto. Stanno sulla terra ma non la lavorano, vivono di furto. Eccoli qua i lupi che dicevo prima, eccoli qui l'elemento fondativo di Roma che torna fuori come elemento, perché vedete, tutte le fondazioni dei popoli vengono raccontate dopo, non te la racconta giusta, perché per nascere devono sconfiggere gli altri, devono comportarsi da briganti, prendere le donne gli altri, del resto Roma nasce su uno stupro, il ratto delle Sabine non è mica una storia edificante, detta tra noi. Bene, tra l'altro poi Roma mette il suo mito fondativo nei lupi, ma insomma è una storia molto, molto strana questa qui, che poi ritroviamo, sapete, i due gemelli nella cesta, Mosè dentro una cesta, mandato al Tevere, era fatto sul Nilo, tutte storie di questo genere qui. Una lupa li ritrova, li allatta, cosa vuol dire sta roba qui? Non vuol mica dire che ci sia una lupa, tra l'altro nel caso di Roma questa lupa doveva essere una prostituta, da cui deriva anche la parola poi lupanare, che vuol dire postribolo, no? Ma vuol dire che gli antichi avevano l'esatta percezione che la loro esistenza dipendeva da giovani, da adulti e da anziani, dalla loro relazione positiva con la natura, che erano, come dire, dipendenti da essa. Avevano questa percezione e la raccontavano in questo modo, ma vedete che avevano una sapienza che noi abbiamo perduto. Noi pensiamo di poter vivere nonostante o contro la realtà naturale, ma loro no, loro lo sapevano, che dipendevano da loro. Ok, andiamo avanti. Questa qualche storia lasciamo perdere. La questione è che poi questa questione dei totem e della protezione passa completamente dentro la cultura cristiana. Quanti santi non ci sono a protezione contro i lupi o a protezione dei lupi? Io qui ve ne ho fatto una lista, ma ce ne sono moltissimi, per arrivare poi alla rappresentazione più importante del cristianesimo, che è la figura di Cristo, che è il buon pastore, ma è contemporaneamente anche lui un agnello, l'agnello di Dio che si sacrifica per la salvezza del mondo. Quale più stretta compenetrazione ci poteva essere tra il mondo pastorale e la realtà della sua rappresentazione che questa? Trovatene un'altra che sia altrettanto potente e forte. E guardate che la figura di Cristo era già presente prima come buon pastore, perché questo qui è una scultura in epoca terzo secolo avanti Cristo in Anatolia. Lo vedete questo signore che si porta un caprone sulla schiena? È una figura che sta dentro la realtà quotidiana, che è vissuta quotidianamente, è normale questa roba qui. È chiaro che il cristianesimo se ne appropria, ed è altrettanto evidente che il lupo, che è il pericolo per il gregge, è il demone da contrastare, da scacciare dalla realtà. Ecco l'immaginario che noi abbiamo costruito intorno a questo. E badate bene che questa roba qui mette in relazione tutta una serie di cose, tra cui anche questa storia di Francesco, sta dentro questa storia, perché il lupo di Gubbio probabilmente non era un vero lupo, era un mascalzone, un brigante in giro che lui ha detto smettiamola questa roba qui, però dentro questa storia ci sta tutta la metafora della realtà con cui il cristianesimo, che è elemento della cultura europea, ha plasmato la figura del lupo, l'ha resa contemporanea. Ci sono frati e monaci che incontrano i lupi, che li ammansiscono, i lupi gli riportano indietro i vitelli. C'è la storiella bellissima di un frate che fa una trappola nel 1112, il lupo ci casca dentro, poi lui va lì a sbeffeggiarlo, a bastonarlo, a un certo punto il ciglio cede e casca dentro su sta roba qua, lui si mette a pregare, il lupo fa lo che? Approfitta del fatto che questo è lì accucciato, gli salta sulla schiena e se la sviglia, per dire, è il miracolo, e lì ha fatto su un'abbazia su sta roba qua. Guardate che quasi tutte le abbazie queste storie, perché che hanno tutte le abbazie queste storie? Perché i primi a ricolonizzare, a rendere di nuovo produttivo il bosco e il territorio sono i benedettini a partire dal 600 d.C.
È chiaro che si scontrano con il lupo, è chiaro che la loro attività di disboscamento, di attività agricola, manda la gente dentro e fuori dai boschi e li espone all'attacco del lupo. È chiaro che riduce il numero di prede, ed è altrettanto chiaro che questa storia qui ha dato al lupo ulteriori ruoli che lui non sa nemmeno di avere, perché lui continua a fare il lupo. Bello e tranquillo e pacifico, fa il lupo da sempre, ed è anche l'unica roba che sa fare. Non avete potuto mandare al lupo e suonare al violino, lui fa il lupo. Boh. 10? Ok, faccio in tempo. Perfetto. È ovvio che per combattere il lupo, che è ovviamente un ostacolo, niente di meglio che paragonarlo al pensiero eretico. Se voi vedete tutte le bolle papali, soprattutto quelle di Innocenzo III, parla esplicitamente dell'attacco al gregge cristiano da parte del lupo eretico. Ma contemporaneamente, nello stesso tempo, guardate queste straordinarie immagini di questi lupi, nascono degli ordini che hanno esattamente questo compito, ad esempio i domenicani. Naturalmente la parola domenicano deriva da San Domenico, non c'entra niente con i cani, ma nella Vulgata, nel pensiero popolare, San Domenico ha i cani che scatena contro i lupi dell'eresia cristiana. Questa è la basilica, il dipinto del frontone della basilica di Santa Maria Novella a Firenze. Eccoli qua, guardate qui le pecore, le belle tranquille, i cani pronti, eccetera, eccetera. Il pensiero cristiano poi dà a questi cultori, diciamo così, la pratica antaeretica e che tira in ballo il lupo che non c'entra niente, gli dà molti argomenti, ne hanno citati alcuni. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, una metafora che gli antichi capivano alla perfezione, non avevano bisogno di una traduzione, la capivano subito, perché era la loro esperienza quotidiana, quantomeno nel loro immaginario. Il lupo poi viene identificato molto spesso con coloro che si ribellano all'ordine delle città, ok? E naturalmente contemporaneamente chi si ribella considera i nobili che tengono il potere in città dei lupi rapaci. Tenete presente che il lupo dal punto di vista simbolico è il simbolo dell'avarizia, e chi meglio del ricco rappresenta questo principio dell'avarizia. Bene, vedete, noi oggi conosciamo dei boschi che non sono più selve, sono boschi o foreste. Il bosco è coltivato, la foresta è frequentata e utilizzata a vari scopi. A partire dal 600 appunto le foreste diventano, le selve diventano prima foreste e poi boschi, dove l'uomo interviene molto, in modo molto pesante ma anche molto intelligente per certi aspetti. Però cambia completamente il paesaggio. È ovvio che certa selvaggina trova spazi qui e certa altra invece viene allontanata, perché ogni scelta che facciamo produce uno di questi effetti. Anche per le Alpi è così. I boschi che noi incontriamo nelle Alpi sono il frutto di una selezione fatta nel tempo. Le Alpi sono state colonizzate dall'alto, mica dal basso, dai pascoli di alta quota, poi si taglia il bosco, il sottobosco, pascoli per capre prima e pecore poi, e solo successivamente per bovini, e i boschi si restringono, l'ambiente cambia e anche il lupo cambia dieta. Ecco qua. Inoltre la proprietà dei territori che prima erano comuni diventano signorili, e i signori riservano per sé le foreste per esercitare la caccia e puniscono con la pena di morte qualsiasi popolano che preleva una preda. Eccolo lì lo scontro. Chi è il predatore dentro i boschi adesso? I signori? Lupi. Chi è che va dentro i boschi a fregare le prede? I signori? I lupi. I popolani che si fregano i lupi. Quindi si scambiano questa... Insomma, il lupo è diventato un'accusa. È diventato un modo per sputanare l'avversario politico. E viene usato proprio così. In tutte le cronache dell'epoca lo trovate. Ok. Ecco qui il privilegio signorile che vi ho già detto, per dire, nella cultura dell'epoca, siamo nel XI secolo, se un ragazzo che è stato a scuola fino a 12 anni non sa montare a cavallo, non è buono altro che per fare i prete, tanto per dire. Era un elemento della formazione signorile, quello della caccia. E anche qui, questo è il buon governo della campagna di, com'è che si chiama? Beh, non ha importanza, nel palazzo senese. Vedete qui il contadino con il suo maiale, qui c'è un mendicante, qui sono i nobili che praticano la caccia col falcone, con i loro cani. L'ordine, questo è il messaggio che viene mandato dalla cultura prima cristiana, poi signorile, alto medievale e poi delle città-stato. L'ordine deve regnare, chi infrange l'ordine è il lupo, perché non sta alle regole, perché si mangia le cose che non deve mangiare. E quindi diventa l'elemento di scontro. Le città tra l'altro stanno molto vicine ai boschi perché hanno bisogno del legname per un mucchio di motivi, e quindi l'incontro dell'uomo col lupo avviene in quella zona intermedia,
tra il pascolo, il prato e il bosco, in quella zona, il lupo ha abitudini notturne, quindi all'alba e al crepuscolo, si fa vedere, di giorno sparisce, il fatto che sia una creatura notturna lo rende ancora più simile ai demoni e fa ancora più paura. Tenete presente che in Italia oggi ci sono 6 milioni di ovini, per dire un dato del 1326, se non ricordo male, solo in Maremma ce n'erano 300.000. E in Italia c'erano 10 milioni di abitanti nel 1500, è dato per dire, insomma, no, la quantità di ovini, ve lo dicevo prima, un mare d'erba e un flusso continuo di ovini che vanno e vengono dal monte al piano, perché inizia la transumanza. È come far passare un panino imbottito a un soggetto che è il lupo, che non ha più tante prede da predare, e gli fai passare un panino imbottito. Cosa pensate che faccia? Che ha come la divinità a cui si rivolgono il lupo, che dice così: lupi e lupi, io vi scongiuro e vi prego che non veniate a portar via o a sviar né agnelle, né pecore, né montoni, né far loro alcun male. Salto il discorso del mito di Licaone e del licantropo, che è troppo divertente, ma no, non c'è la possibilità di approfondire qui, però devo dirvi un altro elemento che oggi si sente: i lupi non attaccano un uomo, vero negli ultimi 150 anni, ma guardate che il passato non è mica vero, anche se le cronache del passato non la racconta sempre giusta e, come dire, fanno apparire il lupo peggio di quel che è, però di aggressione ci sono, perché per forza, intanto carestie e combattimenti lasciano i cadaveri per strada e dentro i campi, e quindi il lupo se ne cibava come altri animali carnivori che trovano le prede così, prima questione. Secondo, l'attività di pascolo veniva seguita soprattutto dai bambini, che erano vestiti molto spesso con una pelle di pecora. Il lupo, abbiate pazienza, non è che te lo manda il certificato di nascita e la carta di identità. Se ti vede che assomiglia a una pecora, ti mangia. E quindi l'ho fatto, molte volte. E quindi quando il conflitto diventa rilevante e la pressione che il lupo deve subire diventa rilevante, è chiaro che diventa aggressione. Ok. Qui scorrono che ce ne sono moltissimi, io mi sono divertito tantissimo, tanto è vero che ci sono storie su delle bestie immaginarie che non si sa se sono lupi o d'altro, che aggrediscono, ad esempio una storia a Brescia, 100 bambini mangiati, non saranno stati 100, però sicuramente qualcuno c'è stato, insomma. E queste bestie immaginarie. Per finire questa parte qui, una citazione di Jung che a me piace in particolare: tra le pecore si celano i lupi. Sapete questa storia qui del lupo che si traveste da pecora, tutta questa bellissima storia. Però il lupo è un animale libero, un animale selvatico, la pecora no. Il rischio è che un certo giorno questi lupi insegnino a massa del gregge a vivere liberamente. E questo è l'incubo dei potenti, è una metafora straordinaria, è stata usata questa molte volte, ma anche questa è una creazione della nostra testa, perché il lupo non neanche per la mente andare in mezzo a un gregge e insegnargli a diventare lupi, va in mezzo a un gregge perché ha fame e si prende quello che gli serve. Bene. Sui lupi immaginari tiro davanti, ma guardate che c'è una produzione micidiale di sta roba qui. Il lupo è il simbolo della paura, ok? Nella letteratura avviene come tale. Lo troviamo in Dante, che scrive: ed era una lupa che di tutte brame sembrava carca, che nella sua magrezza e molte genti fe già viver grana. Quindi è un'immagine della selva oscura, no? Il timore, questa lupa. Ma anche il libro della giungla, Michele Strogoff, che raccontano storie contrarie, poi i fioretti di San Francesco, le favole di Grimm, Zanna Bianca, sta dentro la cultura popolare, quanti detti non ci sono, insomma, su questa questione, tantissimi. E poi tante immagini del lupo che sono completamente fantastiche, quanti libri per ragazzi, una quantità sterminata che il nostro lupo si porta sulla schiena senza averne mai letto uno. Ah, vedo dire, non è neanche mai scritto uno, se è per quello. Eppure tutta sta roba sulla schiena che si porta dietro sta povera bestia, che già ha un mucchio di problemi per conto suo, pure deve rispondere anche di tutto questo. Ok, vado avanti rapidamente. Poi ci sono i lupi veri, che sono tutelati dalle leggi internazionali, che sono dispersi in certa maniera. In Alpi ci sono 47 branche di lupi, circa 293 individui. Il valore totale in Italia è circa 1200-1800, è probabile che si attestino intorno a 1500. Gli zoologi poi vi diranno di meglio. Sono cresciuti benissimo per certi aspetti, per altri vedremo se è proprio bene. 4000? Bene, prendiamo. Quanti? 4000. Ok, bene, 4000. Perfetto. Comunque un certo numero di lupi che si sono espansi, vedete qui il dato 2005-2018, si stanno espandendo, perché il lupo quando trova spazi dove andare ci va.
Voi sapete che dal branco, quando supera un certo numero di specie, i giovani vengono cacciati via. Guarda qui che storia, che racconta un po' la storia delle nostre famiglie in qualche modo. I lupi ci sono, insomma, eccoli qua. Andiamo a completare. Vi avevo presentato alcuni dati, questo vi mostra la crescita del numero di lupi, è un dato ancora del 2017, quindi va rimesso in sesto e va rivisto. Branchi, il piano di abbattimenti, vedete qui quant'è l'incidenza dell'attività venatoria in provincia di Belluno, sulla quale il lupo, anche se preda un po' di più di queste bestie, non è un grosso danno, perché la crescita di questi animali è stata molto rilevante negli ultimi anni in provincia di Belluno, degli ungulati, e se qualcuno dà una mano ai cacciatori a scolpirli forse non è del tutto un male. Questi sono i dati della predazione del lupo del 2017-18 nella zona Alpi, credo. Sì. Insomma, comunque vedete che le predazioni sono un indice indiretto di questa roba qui. Questo qui sono i luoghi, no, sono per il bellunese. Questi sono i luoghi di predazione del lupo. Guardate, c'è una corrispondenza diretta tra le zone di espansione, mi avvio a concludere, del lupo e le zone che si spopolano. Dove è andato l'inizio? Alpi marittime e sud del Piemonte, la prima zona spopolata. Poi ha cominciato a girare e dove va? Sulla pedemontana. Anche nel bellunese va nella pedemontana, perché è la zona più abbandonata dal punto di vista soprattutto dei boschi intermedi. E vabbè, questi qua sono i capiolini, trascuriamo. Volevo farvi vedere solamente un'ultima cosa, ecco, lo sapevo. Volevo mostrarvi la variazione delle imprese agricole. Questo qui sono le variazioni negative delle imprese agricole dal 2200 al 2010 nel bellunese. Vedete che trovate qui la riduzione a Belluno, Ponte Alpe, Feltre, Melso, Spirolo, Santa Giustina. Cioè le zone basse hanno subito una riduzione di imprese agricole più cospicua di quelle alte. Ecco perché il lupo sta giù in basso e non si fa vedere tanto in alto. E così via. Poi ci sono molti altri dati che io trascuro adesso qui. Ci sono pratiche diffuse laddove il lupo si è presentato prima, in Piemonte e in altre zone d'Europa, da cui si può imparare qualcosa. Non sto qui a presentarvele perché il tempo è quello che è. L'aspetto determinante per risolvere questo problema qui è fare un calcolo, diciamo così, dei danni, cercare di limitarli al massimo e laddove si presentano i danni pagarli puntualmente con rapidità agli allevatori e ai pastori. Naturalmente questo crea alcuni problemi, ma insomma vediamo di trascurare questo aspetto. C'è uno studio dell'Eurac a cui vi rinvio, che ragiona per l'Alto Adige, che è una zona molto più presidiata che non la provincia di Belluno. Noi abbiamo 1800 imprese agricole, loro ne hanno 20.000, capite che il territorio è molto più appetibile, il nostro, che ha molte più zone libere che non il loro. Però è uno studio fatto che può esserci utile, perché mette in evidenza le diverse possibilità di scelte. Chiudo e finisco. Io ho fatto delle ipotesi che metterò a disposizione a chi interessa per calcolare quante prede servirebbero, e tutto sommato l'impatto del lupo sulle prede è, potremmo dire, modesto in generale. Però se io sono un allevatore e ho 25 capi e me ne preda uno solo, è modesto per chi non fa l'allevatore, ma per l'allevatore che subisce il danno è rilevante. È rilevante perché non c'è solo il danno materiale, c'è tutto il lavoro dietro che viene perduto. Non possiamo considerare solo l'aspetto economico di questa roba. Quindi concludo, perché così mi fermo. Dico che alla fine di questa roba qui è utile che nelle zone in cui il lupo può espandersi, il lupo si presenti, perché è un elemento regolatore dell'ambiente, ci aiuta in questa attività di controllo ambientale. Però bisogna essere consapevoli che in certe zone va sottoposto a controllo e in altre il lupo proprio non ci può stare. Se non partiamo da questo presupposto qui, e cioè che da un lato dobbiamo permettere a questa specie di consolidare la sua presenza laddove esso non fa danni, laddove invece fa danni rilevanti e può rappresentare un pericolo, lì è meglio che non ci sia. Per raggiungere questo risultato c'è un'unica strada: smetterla con il conflitto, mettersi intorno a un tavolo, ragionare, farci concessioni reciproche e sottoporre a controllo e monitoraggio continuo questa questione qui. E questo si può fare solo se una comunità lo assume come compito proprio. Vi ringrazio. Il caro Francesco Ricchi lavora all'ISPRA. L'ISPRA è per i cacciatori non presenti, è un istituto che vive dalla fondazione di tre istituti diversi, quindi questo è l'Istituto Nazionale per la Biologia della Selvaggina e poi l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che ha compiti sia di monitoraggio della fauna selvatica sia di consulenza per la province e regioni in materia appunto di gestione faunistica e conservazione.
proprio di questo volevo parlarvi, appunto di cosa intendiamo quando parliamo di gestione faunistica, perché si tratta di un concetto che a volte viene misinterpretato, comunque non sempre in modo corretto, soprattutto perché dobbiamo fare una distinzione tra cosa intendiamo quando parliamo di conservazione e quello invece di quando parliamo di gestione. La conservazione è la può essere per esempio la protezione attiva e passiva di risorse naturali, dei rapporti ecologici al loro interno. Passiva per esempio sulla semplice istituzione di un parco nazionale, un'area protetta può essere protezione passiva. Altri interventi invece sono attivi, perché possono riguardare interventi diretti sulla fauna o sull'ambiente, ed è proprio in questo che passiamo poi alla gestione, cioè la gestione che può essere la parte attiva, se intendiamo, per prendere iniziative e interventi che ci portino ad arrivare al risultato che ci eravamo prefissati, cioè quello della conservazione. Quindi la conservazione della fauna si propone uno studio al mantenimento delle condizioni di stabilità delle popolazioni animali e vegetali a lungo termine. Cioè non basta proteggere un lupo, ma bisogna proteggere il lupo che preda, perché deve essere rispettati tutti i rapporti ecologici al suo ambiente. Non vogliamo proteggere animali soltanto in cattività, cioè negli zoo, ma dobbiamo proteggere la conservazione, sì. Si prefigge lo scopo di conservare i rapporti tra diverse specie e in generale per l'ambiente. La gestione faunistica rappresenta la parte attiva, come dicevo prima, della conservazione, si occupa dello studio e della realizzazione di progetti effettivi e in cui si è stata individuata la necessità o volontà di interventi di tipo antropico, non soltanto però sulla conservazione, ma anche interventi volti a riportare a un equilibrio dove questo possa essere stato alterato. E noi dobbiamo tenere presente che gli obiettivi delle nostre azioni non riguardano soltanto le specie di interesse conservazionistico, oppure soltanto le specie che noi vogliamo prelevare a scopo venatorio e così via, ma riguardano un po' tutte le specie, perché ogni specie ha un proprio valore che può essere o soltanto quello ecologico, perché si tratta di specie chiave nell'ecosistema, senza le quali non ci potrebbero essere dei disequilibri all'interno dell'ecosistema, oppure un interesse economico, poi appunto il prelievo, che può essere anche delle specie non predatorie, ma per esempio per le specie marine, quindi tutti i problemi legati alla pesca in mare. Oppure il senso economico per quanto riguarda l'indotto derivante dalla presenza di animali nel territorio. E poi c'è un semplice valore estetico, perché a me piace soltanto andare a vedere gli animali, piace che ci siano, sono contento per questo, e anche questo deve essere tenuto in considerazione, perché chiaramente fa parte di questo valore che noi attribuiamo agli animali. E quindi parliamo di conservazione della fauna. Io da giovane volevo diventare un gorilla e poi dopo una volpe, nel senso che quello che volevo fare è studiare gli animali. E quindi mi interessavo ovviamente le scienze naturali, quindi la geografia, la geologia, la botanica, la zoologia, l'ecologia di questi animali. Purtroppo non è così, e anche gli studenti che pensano di intraprendere questa carriera devono saperlo, perché purtroppo per la conservazione, o per fortuna, nella conservazione degli animali c'è quella che chiamiamo human dimension, come diceva prima il dottor Casson, che riguarda tutta una serie di altre materie dei quali non possiamo prescindere, perché si tratta di materie che dobbiamo affrontare per arrivare a prendere decisioni condivise con tutta la società, e riguardano l'economia, la sociologia, la psicologia, la comunicazione, la politica. Io mi faccio questo lavoro da 20 anni e sicuramente ho bisogno di molta psicologia per affrontare riunioni e tavoli tecnici, e qui non l'ho scritto, ma una parte che sicuramente va evidenziata è tanta pazienza, insomma. E tutto questo ci dà un approccio olistico, cioè un approccio che riguarda tutto quello che ci circonda, nel senso non possiamo pensare di proteggere il lupo o qualsiasi altra specie. Io mi occupo anche di lepre, quindi anche la semplice lepre non può essere conservata soltanto conoscendo la biologia. Dobbiamo sempre interagire con i portatori di interessi, che possono essere allevatori, coltivatori, cacciatori e così via. Quindi dobbiamo avere questo approccio complessivo.
e quindi passiamo alla situazione della fauna, e questo, quindi abbiamo un concetto globale, che da un lato abbiamo la definizione delle finalità, e dalle finalità, che devono essere il più chiaro possibile, dobbiamo passare alle azioni, e dalle azioni alla gestione faunistica. Gestione faunistica che prevede appunto, che può prevedere anche il piano venatorio, non è solo quello chiaramente, come dicevo prima, ma anche introduzioni o reintroduzioni di popolamenti a scopo venatorio, che sono un caso particolare delle reintroduzioni, il controllo numerico di specie che fanno danni. Nel nostro caso, il tipico esempio che si può in questi casi per quanto riguarda l'Italia è il cinghiale viene abbattuto sia in caccia sia in controllo, ma in tutta una serie di, anche all'interno delle aree protette. Poi c'è la miglioramenti ambientali per favorire l'ambiente idoneo alle diverse specie e il monitoraggio sanitario, anche questo chiaramente è importantissimo. E quindi quali sono i principi generali di gestione applicata? Sicuramente dobbiamo riconoscere diversi tipi di gestione. Una è chiaramente la gestione faunistica, quella che può essere fatta per esempio all'interno di un parco. Abbiamo bisogno di, per la conservazione ad esempio del camoscio d'Abruzzo, del camoscio finito, abbiamo bisogno di avere e fare in interventi che riguardano per esempio la riproduzione, il controllo del pascolo domestico e così via, che ovviamente non riguardano il periodo venatorio. E quindi si tratta di una gestione faunistica vera e propria. Poi abbiamo bisogno, ovviamente c'è anche la necessità di arrivare a una gestione faunistica, per molte specie, tutte quelle cacciabili, chiaramente abbiamo bisogno di approcciarsi al prelievo, chiaramente tenendo in considerazione sia le caratteristiche ecologiche e biologiche della specie, sia ovviamente i rapporti fra questa specie e l'ambiente. Come dicevo prima, in alcuni casi, anche solo attraverso il prelievo venatorio, possiamo arrivare a risolvere problemi di natura sociale, tipo l'impatto degli unguari che parlavamo del cervo in provincia di Piuno. Chiaramente con un adeguato prelievo venatorio non risolviamo il problema, ma comunque riduciamo chiaramente anche solo la percezione del problema stesso. E poi c'è la gestione integrata che riguarda sia aree protette sia aree non protette, e questo riguarda soprattutto i grandi mammiferi o in particolar modo i grandi carnivori, però tutte quelle specie che non possono essere, che per le loro caratteristiche ecologiche non possono essere contenute in un'area particolarmente limitata. Pensiamo al cervo, il cervo non è un capriolo, nel senso che il capriolo metaforicamente è quasi una pianta, sta sempre negli stessi ambienti, a parte i maschi durante i periodi riproduttivi, mentre invece no, il cervo no, nell'arco dell'anno il cervo compie spostamenti di decine di chilometri, ha quartieri di sverramento invernali, quartieri riproduttivi, spesso sono distanti decine di chilometri, possono essere in ambiti istituti diversi, aree di protezione, aree di caccia, e in province o regioni diverse. Quindi chiaramente abbiamo bisogno di una gestione integrata che riguardi molto, che riguardi tutte le componenti e tutte le aree geografiche interessate della specie. Per i grandi carnivori ancora di più, nel senso che chiaramente, pensando all'orso in Abruzzo, anche qui non possiamo pretendere di conservare l'orso soltanto all'interno del parco nazionale di Abruzzo, ma dobbiamo considerare sia l'area esterna al parco, ma l'area potenzialmente utilizzabile da questo carnivoro. Per esempio, per alcuni un orso si è spostato e andato fino al parco dei Sibillini e chiaramente a centinaia di chilometri dal luogo di origine. Chiaramente poi non si è stabilita una popolazione, un nuovo nucleo lì per sfortuna, però comunque ha queste capacità. Di momento noi nella gestione sia venatoria sia nella gestione di tutte le altre attività dobbiamo tenere presente che questa specie praticamente importante per questa conservazione ha bisogno di un'area molto più grande, non conosce barriere come anche la può attraversare l'autostrada, quindi gli investimenti altri le supera, può attraversare ambienti che non sono permeabili ad altre specie, come per esempio ad altri ungulati, quindi chiaramente c'è bisogno di un approccio integrato quanto più possibile. E questa è appunto la gestione integrata. Un altro problema della gestione è il più legato al prelievo, è come arrivare al prelievo, nel senso che noi siamo, dopo vedremo come è stata l'evoluzione del prelievo venatorio negli anni, anche facendo riferimento alle leggi che regolavano il prelievo venatorio.
però non si può prescindere da un approccio guidato dai dati di base delle popolazioni, in modo scientifico, in modo che la ricerca scientifica ci aiuti a capire questa popolazione, di come incrementa le popolazioni. Uno dei primi ad usare questo approccio è stato Aldo Leopold intorno al 1925 in Nord America. Noi abbiamo un'altra scuola in Europa, un'altra scuola soprattutto nei paesi mitteleuropei, soprattutto per quanto riguarda gli ungulati, però in tutti e due i casi si tratta di acquisire dati sulle popolazioni che poi ci fanno capire e ci fanno la domanda se il prelievo è sostenibile. Ora, chiaramente dal punto di vista etico questo dipende, io posso essere pro favorevole o contrario alla caccia, quindi dal punto di vista etico e filosofico non c'è risposta al fatto che il prelievo sia compatibile con la conservazione. Invece dal punto di vista razionale e tecnico sì, a certe condizioni, proprio considerando l'accrescimento delle popolazioni, è possibile andare ad effettuare un prelievo che si chiama sostenibile, un modo cioè di prelevare gli animali senza che la popolazione stessa ne sia possa correre il rischio di estinguersi. Anche nell'Hunting Guide dell'Unione Europea, che c'è indicazioni su come effettuare il prelievo, è previsto il prelievo anche per le specie rare, ad esempio la cotornice, che non sta in condizioni buonissime all'interno della comunità europea, è appunto una specie diventata Spec 1 nel secondo rapporto per l'AIP, che è una specie in cattivo stato di conservazione. Però si può fare il prelievo venatorio se si prendono contemporaneamente delle misure atte a favorire la conservazione. Noi abbiamo fatto un piano di gestione della cotornice che prevede appunto un percorso virtuoso per il quale si preleva soltanto dalle popolazioni dove può essere effettuato, che hanno una consistenza tale da dove può essere effettuato il prelievo, e si prevedono tutta una serie di altre misure che dall'altro lato incrementano la popolazione, quindi a parte il prelevatore, però abbiamo delle misure alternative che ne consentano il prelievo. Chiaramente tutto questo è quello che noi intendiamo oggi con un approccio moderno di gestione faunistica, ma è sempre stato così? No, probabilmente no, perché non abbiamo, le cose cambiano, i tempi cambiano, come diceva anche Bob Dylan, i tempi stanno cambiando, quindi abbiamo bisogno comunque di prendere in considerazione come siamo arrivati al punto d'oggi. Per esempio, se noi prendiamo in considerazione il susseguirsi delle leggi che hanno regolato il prelievo venatorio dalla prima del 39, cioè vediamo che la prima cosa che ci salta all'occhio è che si tratta che la selvaggina allo stato libero appartiene a chi la uccide. Già questo ci fa capire quanto sia diverso il concetto che avevamo della fauna. E poi diamo tutta una serie di indicazioni su quali sono le specie oggetto della tutela. Qui della tutela si intende oggetto della legge, che quindi possono, oltre che tutelati, essere anche prelevati. E non si parla soltanto di animali presenti in Italia, ma si tratta anche di animali che provengono anche da altri posti, quindi animali non locali, immessi per esempio a scopo venatorio. Questo è un concetto completamente diverso da quello attuale. La cosa più bella è poi che c'è il concetto di animale nocivo, e fra questo c'è per esempio il lupo e il gufo reale. Chiaramente siamo anni luce dalla... anni luce no, perché chiaramente anch'io sono ovviamente la parola nocivo è ricorrente, ancora oggi 80 anni dopo da questa legge si parla ancora di animali nocivi. Chiaramente questo è un atteggiamento sociologico, appunto, come dicevamo prima, della definizione di un animale. Cioè, chiaramente sì, oggi si parla di predatori o animali che hanno un impatto sulle attività antropiche. Chiaramente non si può definire nocivo dal punto di vista tecnico. Le cose migliorano chiaramente con la legge del 968 del 77, quando finalmente si riconosce che la fauna è un patrimonio indisponibile dello Stato, e finalmente c'è anche il concetto di specie particolarmente protette, e tra queste c'è ovviamente il lupo, tutti i rapaci e così via. Quindi chiaramente c'è stato un primo passaggio culturale molto importante, perché ci porta a un approccio completamente diverso con la fauna selvatica. E poi c'è il divieto dell'uccellagione, che invece era prevista nella, e quindi tutta la cattura di uccelli con le reti non viene più considerato un'attività venatoria. Con la legge poi infine della 157 del 92
Anche in questo caso si riconosce che la fauna è un patrimonio indisponibile dello Stato e soprattutto vengono recepite tutte quelle direttive europee e comunitarie che tipo la direttiva Habitat, che ci consentono appunto che ci indicano quali sono le specie che dobbiamo proteggere, quelle che sono in pericolo di estinzione e così via. Altra cosa importante della 157 è che si riconosce anche un approccio negativo contro le specie esotiche, quelle non provenienti, non autoctone, quelle non presenti originariamente in Italia. Per esempio anche la nutria, che in alcune parti del Veneto è molto diffusa, per esempio, benché non faccia parte della tutela, nel senso che viene equiparata ai ratti e ai topi, il controllo della in quanto specie esotica, il controllo di queste popolazioni viene comunque assoggettato a quanto previsto da un articolo 19 della 157, proprio perché si tratta di una specie esotica e l'obiettivo in Italia è quello di eradicare per quanto possibile tutte queste specie presenti nel territorio. Altra legge importante è la 394 del 92, che è quella che ha sostituito i parchi. Attualmente abbiamo più o meno il 12% del territorio nazionale coperto da parchi, abbiamo 24 parchi nazionali, uno quello del Gennargentu soltanto sulla carta, abbiamo parchi regionali, interregionali, riserve naturali, tutta una serie di istituti che ci consentono di conservare all'interno dei quali è vietata la caccia e che ci consentono di avere, come dicevo prima, almeno una conservazione passiva. E poi in alcuni di questi, chiaramente, come dicevo prima nel caso del camoscio di altre specie, camoscio femminico, c'è un atteggiamento di conservazione attiva. Ma oltre a queste aree, grazie proprio alla direttiva Uccelli ed Habitat, abbiamo tutta una serie di aree che sono quelle della rete Natura 2000, che ci danno informazioni che identificano delle aree importanti o per gli ambienti o per diverse specie di uccelli o di altre specie animali. Queste non sono di per sé delle aree protette, alcune di queste sono all'interno di aree protette, però molte sono al di fuori delle aree protette e al di là delle altre attività anche il prevenatore può essere consentito, chiaramente se è compatibile con le finalità di quelle aree. Quindi vedete che ci sono proprio delle procedure, la valutazione di incidenza, che ci dà proprio che ci dà una misura di quanto sia quell'attività impattante o no sulle specie che stiamo cercando di proteggere in quell'ambiente. E questo soltanto dal punto di vista normativo, quindi vedete come nel corso degli anni ci sia stato un cambiamento normativo che ci costringe ad adattare il nostro concetto di gestione da una quasi liberale ad una invece più incanalata all'interno di normative e indicazioni nazionali e internazionali. Però nel frattempo è cambiato anche l'ambiente, prima se ne era già accennato, nel corso degli anni c'è stata una modificazione e un abbandono, per esempio questi dati riguardo al 1861 al 2011, sia delle aree boscate sia delle coltivazioni. Vedete che c'è un decremento a livello nazionale, sono dati Istat, delle aree agricole e invece un incremento delle aree boscate. Questo chiaramente, vedete, abbiamo un più 61% dei boschi e un meno 38% delle aree agricole a livello nazionale. E questo anche con una diminuzione del numero delle superfici agricole, del numero di attività agricole nel corso degli anni. E quindi vedete che l'ambiente si sta modificando. In questa foto lo vedete benissimo, non so se si vede, da una parte intorno agli anni 50 e oggi la stessa area dell'Appennino Forlivese qualche anno fa, il bosco si è richiuso e questo come si diceva prima anche è una sono azioni che sono avvenute più volte nel corso, soprattutto nell'area mediterranea, che è quella che è più abitata da più tempo rispetto al resto della terra. E grazie all'azione umana sono avuti cicli di aree boscate, aree aperte e così via.
chiaramente tutto questo influenza le faune, dopo vediamo meglio alcuni esempi, influenza le faune, per esempio in territorio, abbiamo tanti animali che si sono estinti non per asteroidi o altri motivi, ma semplicemente perché non c'erano più le condizioni ecologiche tali da contenerli. Oggi c'è una teoria che si chiama rewilding, che si basa sul fatto di lasciar evolvere l'ambiente naturale a se da solo, insomma senza andare a influenzarlo in modo dal punto di vista umano. Questo chiaramente è una visione estrema, perché non è, soprattutto in Europa non c'è modo di poter far evolvere questo, l'ambiente naturale in questo modo, però al tempo stesso dovete considerare che se facciamo così probabilmente molte specie, tra quelle identificate prioritarie dalle convenzioni internazionali, si estinguerebbero proprio perché verrebbe meno il suo ambiente. Tra l'altro l'autore di uno di questi libri, che si chiama appunto The Wilding, considera le pecore il peggior flagello della Gran Bretagna, perché proprio tutto l'ambiente naturale della Gran Bretagna, ora quello che viene considerato il paesaggio tipico della Gran Bretagna, del Galles nel suo caso particolare, sono queste praterie che però derivano soltanto dal sovrappascolo delle pecore. Secondo lui invece il vero ambiente era completamente diverso, e in effetti è vero, e quindi la considera proprio la peste bianca, l'uso delle pecore. Chiaramente in altri contesti questo è completamente diverso, proprio perché l'uso della monticazione o del pascolo favorisce l'ambiente per altre specie che sono importanti dal punto di vista conservazionistico, quindi anche qui dobbiamo poi fare delle scelte. Altro fattore è il consumo del suolo. Il consumo del suolo, questo è uno studio che ha fatto un istituto, chiaramente non la parte che riguardava la fauna selvatica, ma quello che è importante notare è che c'è un consumo di suolo molto importante in Italia e che sta incrementando. Però allora dobbiamo mettere insieme le due informazioni che abbiamo visto prima, cioè da una parte c'è la ripresa del bosco e dall'altra parte un incremento del consumo agricolo. Dove si conciliano queste due cose? Si conciliano nel fatto che le aree più consumate sono veramente più quelle di pianura, quelle più abbordabili dal punto di vista dell'uomo, lo vedete appunto dalle aree più rosse, sono quelle, chiaramente l'Appennino è poco consumato in generale, così come le Alpi, mentre invece la pianura padana e tutte le aree di pianura, e quindi chiaramente anche questo va a influenzare la fauna, perché chiaramente alcune specie di montagna sono meno impattate dal consumo del suolo rispetto a altre invece di pianura o degli ambienti collinari. Però abbiamo anche un altro problema, anche questo l'abbiamo visto prima, cioè il riscaldamento globale. Queste sono le previsioni di quanto aumenteranno in gradi le diverse aree presenti dell'Europa. E vedete che uno dei punti più scuri, dove c'è più accentuato il riscaldamento globale, è quello delle Alpi. Anche in questo caso ci dobbiamo porre, ma questo che problema potrà portare alle specie tipiche alpine? Ci sono degli studi che hanno dimostrato chiaramente che per la pernice bianca l'innalzamento delle temperature è chiaramente un fattore di pericolo, e anche questo chiaramente non dobbiamo tenerne conto. E questo per quanto riguarda l'ambiente, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista venatorio, c'è stato anche dei cambiamenti degli anni. Questo è il numero di cacciatori, questi tre grafici più o meno dicono una cosa importante, che il numero di cacciatori sta diminuendo e che i cacciatori presenti allo stato attuale hanno un'età media molto più elevata rispetto a anni fa, quindi c'è un decremento totale, però un innalzamento dell'età media. L'unica eccezione è quella per i cacciatori di ungulati e quelli del cinghiale, perché sembra che sia questo tipo di caccia quello che più attrae i giovani, però in generale, e questo valore è vero per tutto il resto dell'Europa, ad eccezione di pochi casi. E questo devo tenere presente, perché per esempio per la gestione, ieri si parlava della gestione del cervo. Gestione del cervo, dopo vediamo il dato, il principe Luno si è abbatto più di 2000 animali, e questo serve a calmierare in parte l'effetto che questi animali hanno poi sulle attività umane. Però con la diminuzione dei cacciatori non si sa se i piani preventivati verranno poi realizzati al 100% o al 90%, e quindi anche di questo bisogna tenere conto. A livello nazionale la cosa più preoccupante è quella del cinghiale,
perché diminuendo i cacciatori in generale, chi abbatterà i cinghiali, insomma, chi non si, si trova di fuori all'esercito, insomma, se ci dovrebbero essere pure altre, ad altre, oppure ad, ad altri metodi. E quindi anche questo dobbiamo tenere presente quando parliamo di gestione, dobbiamo poter utilizzare le forze che abbiamo, in questo caso si tratta di un'attività ludica, ma al tempo stesso anche un'attività sociale nel limitare le espansioni di specie che possono avere danni, e le amministrazioni che sono coinvolte nella gestione della fauna devono tenere presente. Negli anni c'è stato anche un cambiamento dell'atteggiamento culturale che a parte dovuto alle associazioni ambientaliste che hanno fatto sì che ci sia stata una nuova consapevolezza della fauna, quindi non soltanto un atteggiamento di tipo quanto manca? 10 minuti, non già velocissimo, disse lui mentendo. No, ieri, perché ieri è arrivato un messaggio sulla posta elettronica inquietante, io ho detto da parte del dottor Perco che diceva che se sforavo sparavo in questo momento, quindi mi vedrò spiegare. Conoscendo penso che sia in grado di farlo. Ma un'altra, io quando ero iniziato l'università sono uscite queste due riviste che secondo me sono state molto importanti nel formarmi nella, a far aumentare la consapevolezza naturalistica. Sio Erone, soprattutto Oasis, perché aveva, quello che è diventato oggi, non lasciamo perdere, comunque Oasis, soprattutto aveva delle monografie nel quale si ricordava un cervo, così altri, che hanno sicuramente, come nel mio caso, ma come molti altri, si sono formati, non dico dal punto di vista universitario, ma avere una conoscenza maggiore, questo è stato molto utile. Poi chiaramente ci sono stati, prima non c'erano, quando ho iniziato io c'era soltanto uno o due corsi che parlavano di gestione ambientale, oggi fortunatamente ce ne sono molti altri, quindi con tutta una serie di volumi e testi dal punto di vista tecnico anche universitari per la gestione della fauna, molti più libri sulla gestione, poi il nostro piccolo come Istituto Nazionale della Fauna Selvatica abbiamo detto tutta una serie di linee guida che sono importanti per la, per gli esperti o chi lavora poi in campo di gestione della fauna. Come dicevo prima, con questi cambiamenti dobbiamo chiederci chi vince e chi perde fra le diverse specie. Sicuramente alcune specie sono molto a rischio, cioè sicuramente la lepre bianca, la starna, proprio perché c'è perso nell'ambiente naturale, soprattutto nelle aree agricole tradizionali, la radice bianca, come dicevo, e la lepre, e anche per esempio la lepre europea, sempre nelle aree di collina. La lepre europea è un po' un paradosso perché da un lato sta diminuendo nelle aree dove era originariamente presente, cioè negli agroecosistemi che vengono appunto superati o dal consumo del suolo o dalla ripresa del bosco. Dall'altro lato può essere invece una minaccia seria per la lepre variabile, perché grazie ai riscaldamenti climatici il suo limite altitudinale di distribuzione sta sempre innalzandosi e va ad interagire con la lepre bianca nelle aree, diciamo, molte aree di sovrapposizione. Questo potrebbe essere un problema per la nutrizione alimentare o per la trasmissione di malattie. Quindi in questo caso la lepre europea da un lato sta diminuendo nelle aree dove era presente originariamente, dall'altro sta diventando una minaccia per un'altra specie autoctona. Ma chi vince in realtà con tutte queste modifiche che abbiamo visto nel tempo? Le specie opportunistiche, le specie che sono in grado di spassare da un ambiente all'altro, un tipico esempio la volpe che si sta sempre più avvicinando agli ambienti urbani per esempio, il lupo che come abbiamo visto prima è una specie molto adattabile e comunque grazie proprio alla ripresa degli ungulati ha avuto un incremento numerico negli ultimi anni, soprattutto grazie alle sue facoltà di spostamento. Pensate che nei primi studi fatti anche questi negli anni 70-80 in Abruzzo, il lupo aveva una dieta molto simile a quella della volpe, un po' uno scanger, andava cioè a nutrirsi nelle discariche e così via. Se lo prendiamo adesso la dieta del lupo sembra una specie completamente diversa, è composta quasi dalla maggioranza, per il 90% da ungulati selvatici. Questo è il motivo per cui adesso c'è stato un incremento sia della consistenza sia della distribuzione del lupo, e questo è dovuto al fatto che c'è stato un incremento della disponibilità ambientale per il cinghiale e oltre legato ovviamente anche all'immissione di animali nel territorio, sia per il lupo sia per quanto riguarda il cervo. Il cervo ora è in espansione totale su tutto
territorio. Pensiamo al cinghiale, questa è la distribuzione e l'evoluzione del cinghiale nel tempo. Pensate che in un'enciclopedia della caccia degli anni 60 si diceva che non c'era nessun futuro venatorio per il cinghiale. Poi chiaramente le cose cambiano, nel senso, adesso abbiamo una situazione di questo tipo per il cinghiale. È presente praticamente in quasi tutto il territorio disponibile, anche in aree dove non era presente, per esempio nella Sicilia o nelle aree in alcune alpine del Trentino è stato immesso, e questa esplosione del cinghiale deriva da molti fattori. Uno chiaramente è stato, come dicevo prima, l'abbandono delle aree di montagna, delle aree naturali, l'immissione, perché senza immissione chiaramente non ci sarebbe stato questa esplosione di cinghiale, quindi l'immissione parte sia delle associazioni venatorie sia delle amministrazioni regionali, e ovviamente unendo insieme anche i cinghiali maiali, questo ha incrementato il successo evolutivo del cinghiale. E vedete che nonostante sia continuamente abbattuto, il cinghiale continua comunque, ogni anno si abbattono sempre più cinghiali, questo sia a livello europeo sia a livello italiano. Questo vuol dire che il prelievo venatorio, dopo vediamo la diapositiva velocemente perché non c'è molto tempo, non è in grado di limitare l'espansione del cinghiale. Quindi dobbiamo tenerlo presente, dobbiamo quindi imparare a convivere e a adottare misure tali da limitare l'espansione di questa specie. Questo è appunto lo schema che dicevo prima. Cinghiale è considerato come un roditore nel mondo degli ungulati, nel senso che ha una capacità riproduttiva molto più alta, più del 120%, un incremento di anno più del 120% rispetto a quello di cervo che arriva al 30-35% e così via. È molto influenzato dalle caratteristiche ambientali e meteorologiche. Se nelle annate buone c'è un rapido incremento di peso delle femmine già dell'anno, che possono riprodursi prima di arrivare alla fine prima di aver compiuto un anno, quindi questo le dà una capacità riproduttiva molto forte. Quello che si è visto è che né le densità elevate né la caccia possono produrre effetti sulla dinamica di popolazione, e quindi questo potrebbe essere un problema. Tutto potrebbe essere azzerato, come dicevo prima, da alcune caratteristiche, da alcuni fenomeni come per esempio la peste suina, però questo potrebbe essere un problema molto più importante dal punto di vista economico che non per la conservazione del cinghiale. Per il cervo è la stessa cosa, questo è il cervo come è ridotto nel 1950 e questa è la situazione attuale, con un incremento numerico sia sulle Alpi ma recentemente anche soprattutto in Appennino e in Sardegna, con dei numeri sempre più con dei numeri appunto sempre più confortanti. Quello del modello di idoneità sopra del cervo sulle Alpi, se andavamo a vedere la distribuzione, praticamente tutte le aree idonee sono state occupate dal cervo, questo sia nelle aree protette sia nelle aree oggetto di prelievo venatorio. Dalla banca dati ungulati, che dal 2000 al 2017 vedete che c'è sempre un incremento sempre maggiore degli animali abbattuti, e visto che si incaccia su piani di abbattimento con rispettive densità, questo vuol dire che c'è un incremento continuo del prelievo. Pensate che non c'è appunto il prelievo, si ferma praticamente in Toscana, però di sotto, per esempio in Abruzzo, ci sono delle popolazioni di più di 4.000 esemplari di un altro. È singolare appunto il caso della provincia di Belluno, dove vediamo che c'è vengono abbattuti 2.368-70 animali in tutto il Veneto, di cui 2.000 soltanto in provincia di Belluno, questo per darvi un'idea. Poi abbiamo anche, come si è parlato prima, il caso di lupo, questa rivoluzione temporale della distribuzione del lupo. Quella attuale è stata già fatta vedere prima, più o meno questi sono i dati appunto che vengono riportati anche nel piano di gestione che verrà discusso del lupo, che verrà discusso nella conferenza Stato Regioni del 7 maggio, e questi sono la distribuzione, vedete che si è espanso in molte aree, probabilmente ci sono anche nuclei non ancora riportati in pista cartina. Prima si parlava dei numeri chiaramente si tratta di stime
dal punto di vista istituzionale, nel piano di gestione riportiamo appunto che la mediana della stima effettuata in atto 1580, l'ISPRA dice che ci dobbiamo attenere alla stima minima che è intorno a 1070 su tutto l'Appennino. Ovviamente ci sono altre visioni, questo è indubbio, però dal punto di vista del piano di gestione facciamo riferimento a questi numeri, mentre invece sulle Alpi appunto il numero era quello che derivante dall'AIF di 293 individui. Contare, avere un'idea di quanti lupi ci sono è chiaramente molto complicato, proprio per questo il Ministero dell'Ambiente ha affidato contemporaneamente alla oltre al piano di gestione c'è anche un piano di monitoraggio del lupo che è stato affidato all'ISPRA. E poi abbiamo nella fauna attuale abbiamo anche altri che possiamo definire stranieri nella notte, nel senso abbiamo molte specie che sono state immesse nel nostro territorio, alcune conosciamo benissimo, altre sono un po' più criptiche. Per esempio la quaglia giapponese che viene messa a scopo per le manifestazioni cinofile e quindi hanno introdotto una specie diversa, la mutria, il cervosica in alcune parti della Romagna, uno scoiatto. Finisco ripassando alla. E quindi tutte queste andrebbero, la legge prevede appunto una gestione mirata all'eradicazione di queste specie. Attenzione, anche il muflone viene considerato dalla normativa nazionale come una specie allontana e quindi anche questa andrebbe gestita, finalizzata all'eradicazione. Finisco. Ritornando alla gestione adattativa, perché con tutto quello che vi ho fatto vedere, con tutte le variabili che ci sono, sociali, ambientali, che non riusciamo a controllare, la gestione non può essere fissa, deve essere per natura adattativa, adattarsi cioè ai cambiamenti che avvengono. I decision maker, quelli che poi prendono le decisioni, devono considerare che ci possono essere degli obiettivi che non vengono raggiunti non perché non vengono utilizzati gli strumenti idonei, ma perché il bersaglio continua a spostarsi. E quindi c'è bisogno di un adattamento continuo, però attenzione, adattamento adattativo non vuol dire adattabile, non vuol dire che dobbiamo adattarci a delle indicazioni non tecniche da parte degli amministratori o dei politici, vuol dire adattativa perché dobbiamo inseguire l'obiettivo che stiamo perseguendo. E si fa appunto imparare facendo, si impara facendo, quindi chiaramente se non facciamo nulla non possiamo vedere come reagisce il nostro popolazione per esempio, però dobbiamo partire da obiettivi ben definiti, senza i quali ovviamente non potremmo definire quali sono le nostre azioni. Questo è il modello, l'ultima diapositiva, il modello della, per esempio, per la gestione del cinghiale, però può essere espanso a tutte le altre specie, nel quale si vede che dobbiamo sicuramente raccogliere i dati, acquisire sia sulla popolazione sia sui danni, avere informazioni sulla valutazione ambientale, essere consci del conflitto sociale, prendere delle decisioni, adottare degli interventi e analizzare gli interventi. Dobbiamo fare un monitoraggio continuo degli interventi e dei risultati degli interventi, perché in alcuni casi avremo bisogno di poter rimodulare i nostri interventi. Quindi questo è il modello di gestione più moderno, quello cioè che ci consente di adattare questo tipo di gestione al mondo che cambia intorno a noi. Grazie per attenzione. E precisamente parliamo un attimo di Bambi. Chi è Bambi? Questo? Oppure questo? Oppure questo? Oppure questo? Probabilmente questo? No! Errore! Il vero Bambi è questo. Perché Bambi non esiste. Bambi è tutt'altra cosa. Questa è una unica spiaggia nazionale senza bagnanti. Si meriterebbe un bel applauso, ma lasciamolo stare. Torniamo a Bambi. Bambi è una creazione di Felix Salten, in arte Sigmund Salzmann, un mitteleuropeo di origine ungherese, ebreo, il quale scrive un libro a metà
per i bambini, a metà per gli adulti, dato che era un mitteleuropeo, parlava anche bene l'italiano, e Bambi lo scrive proprio per dire bambino. Se voi andate a leggere Bambi originale, troverete molte indicazioni di come Saltan, o Saltan, conoscesse l'italiano. Nel 42 cede e espatria per motivi razziali, questo è abbastanza ovvio. Comunque era un giramondo, era un maltoide come vari ungheresi, esclusi i presenti naturalmente, cede i diritti a Walt Disney e crea questo, possiamo dire, un capolavoro. Ma tornando a Bambi che non è Bambi, quindi stiamo attenti subito alle mistificazioni, possiamo dire da subito che sulla fauna noi non conosciamo, non dico niente, ma veramente poco. Guardate per esempio questa diapositiva che viene da un piccolo parco. Ah, sì, sì. È un capriolo secondo voi? Ecco, no, no, è. Cioè, quando questo gira in rete, voi capite che dobbiamo stare molto, molto attenti. Allora, una premessa va fatta. Noi sappiamo poco ed è difficile, io sto parlando in questo momento soprattutto ai giornalisti, capire chi ha ragione, perché il giornalismo specializzato nel campo faunistico, di questo sto parlando, è abbastanza raro. Allora che cosa si fa? Ci si fida dei dilettanti. I dilettanti hanno diverse contraddizioni, possono essere di parte. È un dilettante, è uno che si diverte, può anche essere un pochettino ignorante. E c'è un altro problema che è gravissimo, perché i nostri rapporti con la fauna, più che con qualsiasi altra cosa del mondo che ci inconda, sono molto molto complicati. Perché? Perché la fauna ci assomiglia. Noi siamo fauna in un certo senso. E allora però in certi casi si fanno anche delle cose abbastanza importanti ed interessanti, e vi voglio mostrare questa ricerca che è stata fatta in Polonia sul rapporto lupo e cane. Il polacco è una lingua piuttosto difficile, ma mi sono fatto aiutare dall'amico Stefano Mattioli, che qualcuno di voi conosce, il quale mi ha tradotto, il riassunto comunque era in inglese, quindi me la sono cavata. Ecco, allora, il titolo era "Piace il lupo ai polacchi?" Abbastanza, no? In generale, però, le divisioni, le differenze quali sono? Per esempio questa, cioè se hai un cane piace un po' di meno, se non hai il cane piace abbastanza di più, con delle differenze sulle quali non vi annoio. Per esempio in città anche le signore, le donne che hanno un cane hanno una grande simpatia per il lupo, no? Direi che è anche abbastanza logico in città. E nei paesi però, nei paesi la cosa è diversa. Per esempio guardate come scende la popolarità del cane in generale dalle città ai piccoli paesi. Addirittura nei paesi il 78% è contrario al lupo, e questo è abbastanza logico, no? Potrebbe essere una cosa che abbiamo anche da noi. Allora, io per sentire anche le opinioni dei miei colleghi ho mandato questa ricerca, anche se non conoscevano il polacco o questa traduzione che ho avuto, ho informato una ventina di colleghi e mi hanno i colleghi ricercatori, quindi non persone qualsiasi, un loro forte interesse, un'approvazione e anche nei commenti si dice sì, anch'io ho un cane, però il lupo mi piace. Benissimo, però perché non va? E devo aver detto qualcosa di sbagliato. Era una balla, è una cosa che mi sono inventato completamente.
l'ho mandata ai colleghi e tutti quanti hanno detto bello, interessante. Allora io, la verità, a leggere i nomi di chi aveva scritto, che erano Ballescia e Bufalowski, e poi Cascieschi, questo comprendeva un po'. Allora, amici giornalisti, come si confeziona una balla faunistica? Questa è una piccola cattiveria, ma intanto sapere per chi è stata architettata. Io l'ho architettata per colleghi di cui conoscevo più o meno le idee, anche i pregiudizi, e l'ho congegnata in maniera tale di entrare in sintonia con quello che pensavano, ma non basta. E ho fatto un lavoro veramente minuzioso sui sobborghi, per esempio, di Varsavia. Qui Stefano Mattioli è stato di enorme aiuto. E poi ho creato una deviazione, cioè gli ho messo dentro un cane in maniera tale che uno perdesse la testa, perché quando si parla di cani, io lo consiglio questo agli amici di sesso maschile: se volete corteggiare una signora, corteggiate prima il suo cane. È molto utile. E con questo diversivo sono andato avanti, e sapere che i polacchi, di cui sappiamo poco, sono strani i polacchi, no? Parlano una lingua improgressibile, sei un polacco, insomma, sono, c'è qualche umbro in sala, sono un pochettino, sono gli umbri d'Europa, no? Nessuno sa chi siano. Scusate, chiedo scusa per chi viene da Perugia. Quindi ho creato qualcosa che era molto rassicurante. Allora, nonostante la palla, ho avuto il pieno favore. Quindi le bufale migliori, quindi attenzione, sono quelle che confermano i pregiudizi. È un consiglio semplicemente per accorgersi, perché se qualcosa accontenta i pregiudizi, ma forse non è proprio così. Ci sono delle informazioni devianti, è vero questo, cioè, io non sto parlando di politica, scusate, questa è quasi una battuta, insomma, però dal punto di vista faunistico raccontare della valle apposta è una cosa che direi che sostanzialmente non si fa. Questo invece avviene, cioè sì, comuni. Grazie, Cristo inferno pronto. Anche per finire il tempo. E c'è effettivamente una colpa ad essere ignoranti, la colpa che può essere grave, perché è colpa grave quando io posso immaginare le conseguenze, ed è colpa invece lieve, colpa comunque, quella che viene fatta così, senza testare bene le fonti e quant'altro. E vediamo per esempio un esempio che faccio scorrere velocemente, poi io lascerò agli atti la relazione, quindi chi vorrà leggerla anche su queste cose avrà la possibilità. Ecco, guardate tutto questo, cioè è un articolo di giornale a firma ignota, cioè che crea effettivamente un momento di grosso panico. Vedete in rosso le scritte, vado via veloce in maniera tale da risparmiare tempo. Ecco, guardate questa ultima cosa, cioè il pericolo proprio creato. Diciamolo pure, oggi nessun lupo ha aggredito un cristiano in Italia negli ultimi 20 anni, domani non lo so, però oggi è così. Un secondo esempio riguarda la l'orsa soppressa, purtroppo per errore, in Trentino. Ecco, guardate che cosa dice un illustre collega. Cioè, anche qui fa dell'allarmismo, perché Danica è morta per errore, doveva essere, e l'errore capita. Mi pare che su 50 e passa orsi narcotizzati, solo uno è morto, o due. Cioè, quindi gli errori nella scienza medica e veterinaria ci sono. Allora, la notizia ha due aspetti. Primo, la fonte dice il vero,
e questo tutto sommato è una cosa abbastanza facile da capire. E vi prego di fare attenzione però a queste due parole, imparzialità e equidistanza. Io lo confesso, non sono equidistante, io sto da una certa parte, però se devo dire qualcosa la voglio dire in maniera imparziale, cioè dico quello sul quale sono d'accordo e quello sul quale non sono d'accordo. Quindi l'imparzialità è una dote, l'equidistanza non è importante, non sono la stessa cosa. Inoltre, quello che dobbiamo fare è capire chi ci riporta la notizia, ma vediamo un momento. Il secondo problema, no? Il primo era la validità, il secondo problema è a chi chiedo, perché io giornalista o anche persona qualsiasi, a chi chiedo di dirmi se le cose possono stare proprio così? E qui ci sono diverse fonti, personaggi autorevoli, oppure questo ancora di più, provate a dirmi di no. Non va bene? Sono esperti della materia? Ma direi proprio di no. Allora vado a chiedere alle associazioni interessate, agli ambientalisti, non ridete perché questa è mia nipote. Oppure chiedo ai cacciatori, e possibilmente sobri. Oppure chiedo agli agricoltori, questo è un agricoltore ricco, non ridete perché mio padre era mio padre. Ma sono tutti i miei parenti. Questa è un'ambientalista, mia cara amica, dopo una cena di Capodanno. Beh, è chiaro che non possono essere imparziali, sono rappresentanti di associazioni, no? Diranno quello che dovrebbe essere. Allora vado da un'altra parte, vado agli istituti scientifici. È non avercelo, però. A tempo, conosce la materia, sapete qual era la maggiore esperta di cinghiali a Trieste? Margherita Hack, che era un'astrofisica. A lei si chiedeva qualcosa sul cinghiale e lei insomma, diceva varie cose, non aveva ancora scoperto il buco nero. Allora, forse è meglio chiedere ai professionisti specifici. Per esempio, a Lovari, qui chiedo a Francesco scusa, ma non avevo la sua foto e quindi ho dovuto accontentarvi di un'altra. Ma la prossima volta Francesco non ti vedo, senz'altro ti metterò in questa lista. E anche qui però, anche l'esperto non è imparziale. Quindi ci vuole sempre un filtro nostro a questo proposito. Torniamo però a chi vuole, cioè vuole, non si cura degli effetti. Ci sono stati dei giornalisti che hanno detto che i cinghiali si incrociano con i conigli. Cioè, se uno dice una cosa di questo genere, è avvenuto questo, non cito ovviamente il colpevole. La cosa tipica è l'esagerazione del pericolo. Io mi chiedo e vi chiedo, e qui sia Cason che Riga hanno detto delle cose sacrosante, ma gli animali effettivamente sono sempre un po' pericolosi, c'è poco da fare, insomma, creano una certa ansietà. E vediamo allora la realtà psicologica. La zanzara, voi pensate che sia pericolosa? Lo è. Oppure? Il cavallo in Australia, 8 morti? Non è niente, però 8 sono. 16 morti per incidenti con animali, generalmente in investimenti. E guardate questo. E poi ancora questo elenco che vi dice, lo faccio semplicemente vedere senza commentarlo, tempo non c'è, negli Stati Uniti quale sia l'elenco della pericolosità degli animali. Ma non basta, perché il problema non è il pericolo vero, ma è il pericolo
percepito. L'ape è sicuramente più pericolosa del lupo, perché catture di api e vespe muoiono delle persone. Per il lupo in Italia nessuna.